Buongiorno a tutti. Adesso farò vedere chi sono gli aggressori e quelli che sono stati aggrediti in queste guerre, soprattutto quella in Ucraina. Ecco, perché ho preso delle delle cartine che sono state pubblicate prima della guerra, molto prima della guerra, al 2010 più o meno. Ecco, quindi guardiamo chi è l'aggressore. Ecco, guardiamo adesso la prima clip, ecco, e vi spiego un po' come appunto la cosa, ecco, Ecco qui vedete la cartina del mondo. Ecco. Allora eh, guardate il cursore, ecco, allora qui c'è la Federazione Russa e qui la Cina. Allora vedete che ci sono qui questi punti sono le basi mh, americane in tutto il mondo ma qui ci interessa questa parte, ecco. Allora, vedete che si comincia qui da, eh, da questa, poi c'è Guam, poi il Giappone, poi ci sono le Filippine, Singapore, Djibouti, Bahrain, qua, vedete, Qatar, Kuwait, ecco, poi si va fu, vedete, sulla... Qui ci sono i punti che sono in Arabia e poi si va su, ecco, eh, davanti all'Iran, ecco che è considerato appunto un nemico, eh, vedete infatti che Russia, Cina e Iran eh, sono in, in, in blu. Ecco, poi si va in, in Italia e poi praticamente in tutta l'Europa, dove ci sono delle, delle, delle basi da, dappertutto. Ecco, guardate che le, le basi americane nel mondo sono più di un migliaio, sono, ma poi non si sa bene, ecco come sono tantissime, perché vogliono conquistare tutto il mondo, ma ormai non, non è non, più possibile, ecco perché ci sono i brick ci sono eh, la la federazione russa che sta, sta vincendo la guerra, e poi c'è anche la Cina, ecco, poi ci sono tanti altri che sono entrati nei BRICS. Ecco. Ecco, ma andiamo avanti, dopo l'Inghilterra eh, si va ecco, da Danimarca, Paesi Bassi, Belgio, Islanda, Regno Unito, Irlanda, Germania. Italia, Spagna, Portogallo. Poi si arriva anche in Groenlandia. Vedete? Allora questo settimanale lo chiama la, la catena, ecco, eh, di perle. Ecco, vedete? Allora facciamo il giro che facciamo vedere: qui ci sono eh, la Russia e la Cina e l'Iran. E c'è appunto tutto, tutto ehm, il mondo, ecco praticamente tutta quella parte che appunto non è vassalla di, degli Stati Uniti. C'è questo. Vedete, qua rifacciamo il guardate sul cursore, riguardiamo tutto il giro delle basi americane e della nato si, si chiama certamente ecco, si va su di qua ecco qui c'è il giappone poi si va giù vedete qui hanno fatto vedere benissimo ecco tutto vedete si va su fino alla alla norvegia ecco poi adesso c'è anche la ce ne sono altre altre che sono filo eh, americane poi si arriva fino in Islanda ma adesso guardiamo un'altra cartina molto facile eh, da vedere ecco stati per spesa militare l'ho preso da Wikipedia ecco eh, non sono dei canali che, che sono Controllati, si sa dalla CIA, eh, lo dicono loro. Eh. Sia, siamo, vedete qui siamo al 2008-2009, quindi guardiamo qua la spesa militare. Ecco allora, adesso eh, sono 800 eh, miliardi eh, per il gli Stati Uniti, allora erano 650, però vedete che c'è la Cina che ce ne ha 5 annui per le spese più militari, poi c'è l'Inghilterra, poi la Francia e poi c'è la Russia. Ecco. La Russia è circa uh, 50 miliardi di, di costo per le, per le armi l'America ce n'ha 800, ecco, oh, e allora erano ancora 650. Vedete, allora se eh, si capisce tutto, la Russia non aveva il, pro, il problema di fare una guerra, perché sennò no, avrebbe fatto un, un budget per gli armamenti molto più alto, invece non l'ha fatto. Ecco, concludendo, non c'è niente da dire, però adesso le cose sono cambiate molto, ecco, si profila una parte del mondo di stati che vogliono essere sovrani e non vassalli degli Stati Uniti e della Nato e dell'Inghilterra, ecco, più o meno siamo lì, poi tutti gli altri che gli vanno dietro, ecco e quindi vedete come è cambiato il mondo dopo dieci anni ecco adesso le cose sono tutte cambiate in un altro modo io non amo la, la guerra sono non violento però eh, a un certo punto Avendo visto appunto la cartina, Putin non ha, fatto, non ha potuto non fare questa guerra perché aveva eh, le, i missili con t'estate nucleari eh, nello zerbino del suo paese. Quindi se ti mettono un cannone davanti allo zerbino della tua casa e eh, chiami, chiami la polizia oppure fai qualcosa. Ecco. Purtroppo mi schiappa da ridere perché ma non c'è niente da ridere, sono cose che, che procurano tanto sangue versato e veramente la guerra è la cosa peggiore, però eh, a un certo punto se uno si intertardisse... Eh, a conquistare tutto il mondo o gli si fa un TSO oppure si va alla guerra, purtroppo è così. Questa è la mappa dei 76 paesi in cui c'è almeno una base degli Stati Uniti, anche se probabilmente sono molti di più. I militari americani operativi all'estero, infatti, sono oltre 220.000 e sono distribuiti in ben 170 stati del mondo. Vediamo più nel dettaglio quante sono e dove si trovano le basi e le truppe americane all'estero in un nuovo episodio di Geopolitica. Ragazzi, piccola pausa solo per ricordarvi come sempre di mettere segui alla nostra pagina perché ci dà una grossa mano. Grazie. Il numero di basi e militari statunitensi nel mondo è cambiato e cambia nel corso del tempo. Nell'ultimo report ufficiale disponibile, il Base Structure Report, con i dati del 2021, risultano 544 basi degli USA in 43 stati esteri, più altre 159 in territori statunitensi d'oltremare, ad esempio l'isola di Guam nel Pacifico o Puerto Rico nel Golfo del Messico. Tuttavia il report si limita a elencare solo le proprietà del Dipartimento della Difesa che valgono oltre 10 milioni di dollari o hanno una dimensione superiore a circa 40.000 metri quadrati. Insomma, un sacco di basi minori o avamposti rimangono fuori. Ecco perché il professor David Vine dell'American University di Washington si è messo a indagare e alla fine ha censito almeno 642 basi in 76 paesi. Dico almeno perché forse ce ne sono altre, ma non sono confermate e quindi non le abbiamo considerate nel conteggio. Il fatto che i numeri siano ancora più alti, però, sembra evidente grazie a una nota del Joint Chiefs of Staff del Pentagono che afferma che ci sono truppe americane operative in ogni mare e in ogni continente. Antartide compreso, e i militari USA sono in più di 170 paesi del mondo. Ecco, considerando che gli stati riconosciuti a livello internazionale sono 195, significa che gli USA hanno forze operative, attenzioni, non basi, ma truppe, in più dell'87% dei paesi del mondo. In particolare utilizzando i dati della CIA, i quadranti e gli stati con una maggiore presenza di truppe americane sarebbero l'Europa con circa 100.000 militari, soprattutto in Germania, Italia e Regno Unito, il Giappone con circa 56.000 militari, la Corea del Sud con circa 28.000 militari e il Medio Oriente con circa 15.000 uomini. In effetti queste cifre sono in linea col maggior o minor numero di basi USA presenti nei vari paesi. Se andiamo a dare un'occhiata alla distribuzione di quelle ufficialmente note, si capiscono subito gli obiettivi strategici americani e le minacce che più temono. In questo momento infatti il più alto numero di basi si trova in Germania, che ne ha almeno 123, e in in Giappone che ne ha almeno 113. Ecco, ma perché? Germania e Giappone anzitutto sono i due principali paesi sconfitti durante la seconda guerra mondiale e perciò dal punto di vista americano erano e sono da controllare con particolare attenzione. Inoltre stare in Germania e Giappone era ed è utile per contrastare la Russia e la Cina, che sono i due principali rivali geopolitici degli Stati Uniti. Al terzo posto per numero di basi USA c'è la Corea del Sud, che ne ha almeno 79 e che gli Stati Uniti ritengono cruciale sempre per occuparsi della Cina, ma anche per tenere sotto controllo la Corea del Nord. E poi al quarto posto c'è... L'Italia. In Italia ci sono 49 basi americane del valore di almeno 10 milioni di dollari o con una superficie di più di 40.000 metri quadrati, ma si arriva a più di 120 se si considerano anche basi più piccole e altre installazioni. Ecco, a proposito, è banale dirlo, ma ogni base è diversa dalle altre. Si va da quelle più grandi che magari hanno all'interno la scuola americana per i figli dei militari e il centro commerciale addirittura, a strutture molto piccole come magazzini o antenne radio. Inoltre la distinzione tra una base e l'altra dipende molto anche dalla forza armata statunitense che gestisce la base. A questo proposito è bene ricordare che le forze armate degli Stati Uniti si suddividono in sei corpi d'armata. Ognuno con una sua specializzazione e dei compiti diversi, anche se ovviamente a volte capitano delle sovrapposizioni. Sono l'esercito, i marines, cioè la fanteria anfibia, la marina, l'aeronautica, la guardia costiera e la Space Force, cioè l'astronautica, che è stata creata di recente. Ecco, di questi corpi d'armata hanno delle basi all'estero l'esercito, i marines, l'aeronautica e la marina. Pace e bene a tutti e buona giornata.